Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Sweet dreams are made of things. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get abused. Some of them want to use you. Some of them want to be abused. Ben ritrovati amici di DTV, inizia una nuova settimana all'insegna della cultura. Benvenuti alle cantine di Platone. Ringrazio Dagmar e Valentina per la loro musica, ci faranno compagnia per tutta la settimana. Iniziamo oggi con un nuovo autore che ci farà compagnia per tutti questi giorni. Lui arriva dalla provincia di Ravenna e lo andiamo a presentare. Lui è Gabriele Mercati. Ciao Gabriele, ciao, piacere di conoscerti e benvenuto alle cantine di Platone. Allora, inizia quindi una nuova settimana, abbiamo un nuovo personaggio e benvenuto, insomma, e siamo contenti di averti qui. E a me generalmente piace partire con una domanda, la prima puntata, e la rivolgo anche a te. Generalmente, insomma, mi piace che l'autore si presenti in poche parole, e definendosi, insomma, secondo il proprio modo di pensare. Quindi ti chiedo, chi è Gabriele Mercati? Gabriele Mercati è un personaggio un po' strano, direi, perché è una persona che nella vita ha fatto un sacco di cose e che, pur avendo una certa età, ne vorrebbe fare tante altre, perché ha una gran voglia di fare. Gabriele Mercati non nasce come scrittore tempo addietro, ma nasce molto di recente. Nasce nel 2008 e per, diciamo, una casualità, e che è anche una cosina simpatica da raccontare. Stavo leggendo Un mondo senza fine di Ken Follett, quando nel romanzo, che è bellissimo, lunghissimo, dico, ma qui si è infognato in una cosa che va avanti per troppo tempo. Ed è la storia fra la suora e quello che era il suo innamorato. La suora viene ricattata, il giorno prima che si dovessero sposare lo obbligano, accusandola di un delitto, a farsi suora. Quindi i due si vedono perché vivono nello stesso villaggio, ma non possono, diciamo, far niente, perché una è suora e lui è un commerciante. A quel punto lì mi dico, ma cavolo, io avrei fatto una cosa, un diversivo, avrei fatto fare un peccataccio alla suora, un peccato che poi magari lei si pentiva. E così, stavo leggendo sto libro, vado a letto, ho in testa questa cosa, mi alzo la mattina con questa cosa in testa, dico, se l'avessi scritto io qui ci avrei messo qualcosa e di... E ti sei messo proprio a scrivere un finale alternativo? No, ho acceso il computer e ho scritto un mio romanzo. Ma pensa, che poi è Matilda il tuo primo che poi romanzo. È Matilda, sì. Ah, ecco, di cui parleremo. Però intanto volevo presentarvi il libro che Gabriele Mercati viene a presentare appunto qui alle cantine di Platone, che si intitola Pandemia. È un libro, insomma, interessante perché è un fantacatastrofico, giusto? Sì, esatto. Si chiama così. E ti chiederei appunto, ecco, di spiegarci di cosa parla questo libro e da dove nasce anche l'interesse per questo tipo di tematiche. Allora, torno indietro un secondo. Certo. Dopo aver scritto Matilda, mi sono detto, la prima parte di Matilda, mi sono detto, se io continuo a scrivere cose sul Medioevo, perdo la mia genuinità, cioè perdo la fantasia. Un bel momento voglio scrivere un qualcosa di completamente diverso e scrivo un qualcosa
diciamo, attuale, ma nello stesso tempo anche futuristico. Siccome era il 2009, diciamo all'inizio del 2009, si parlava tanto delle profezie Maya. Si parlava già nel 2009? Sì, 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 avevo visto i documentari, si parlava delle profezie Maya, e un bel momento così mi è venuta questa idea, siccome a me sono sempre piaciuti i film tipo Mad Max e cose di questo genere, dico, ma voglio scrivere un qualcosa che racconti di una catastrofe, ma non avvenuta negli Stati Uniti, in Inghilterra, ma avvenuta da noi, sulla nostra terra. Quindi parte il libro, il racconto, in Romagna, si svolge lungo l'Emilia, arriva fino all'inizio della Liguria, al confine fra Parma e la provincia di La Spezia, poi vabbè, ritorna di nuovo in Romagna. Parliamo un po' della trama, così entriamo nel vivo. La trama è questa. Un bel momento, memore di tanti documentari che parlavano, anche cose realistiche, della caduta di oggetti dallo spazio, ho ipotizzato che un bel giorno una cometa potesse andare a sbattere in un asteroide e parte di questa venisse proiettata verso la Terra. Venisse proiettata verso la Terra, un bel momento, cosa avviene? Viene che un pezzo di questa cade in Adriatico. Avviene uno tsunami, sulla costa ci sono dei morti, cioè, ci sono dei feriti. Il protagonista si salva assieme alla famiglia, ma fin qui, vabbè, tanti danni, però è una cosa, diciamo, limitata. Un bel momento però la parte principale del corpo celeste cade nel Sahara facendo un enorme cratere, accorrono gli scienziati, cominciano a studiare i residui, diciamo il nucleo che era rimasto solido, e un bel momento scoprono che ci sono dei batteri e dei virus, dei microrganismi sconosciuti. Intanto chi diciamo aveva studiato la teoria o ha messo fuori la teoria che la vita sulla Terra sia stata portata dallo spazio, gongola, no? Infatti. Però un bel momento, quindi ci vanno così, senza tante precauzioni, perché pensano che poi non ci sia niente. Invece in realtà due di questi microrganismi sono letali per l'umanità. E comincia quindi a diffondersi un morbo. Due morbi che lavorano in simbiosi. Uno è un virus che attacca il sistema nervoso e nel giro di mezz'ora il malcapitato perisce, e poi interviene il batterio che, diciamo, fa come una sorta di spazzino ecologico. Ecco. Quindi non ho creato un libro dove si sente proprio il dramma, no, la morte, no. Diciamo, no, anzi è un libro molto leggero, ci sono anche dei passaggi comunque anche molto ironici. Sì, 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 difatti ho cercato di sdrammatizzare, perché se poi cominciamo, già che i drammi sono sempre, diciamo, danno sempre fastidio, un bel momento ho cercato, hai capito, di renderlo più fluido, più docile, diciamo. Certo. Poi logicamente la storia dei sopravvissuti, di questo Riccardo, che è un figlio di un contadino, un puro romagnolo, però un ragazzo che studia in banca, ha lavorato in banca, un ragazzo dinamico, ma che però aiuta i genitori anche in campagna, e lui decide di fare un viaggio, perché lui conosce una terra al confine con la Liguria, dove c'è una valle bellissima, e decide di andare là. Di ricominciare la sua vita da un'altra parte. Sì, esatto. E quando, un bel momento, fa questo viaggio, lo inizia con una ragazza che non è la sua ragazza, è una vedova giovane, e lui l'aiuta, e lungo il percorso, lungo la strada, lungo l'Emilia, perché non possono prendere l'autostrada, perché le autostrade sono completamente distrutte, non funziona più niente, perché non c'è più il telefono, non esiste più, è difficile trovare i carburanti, e allora lungo la strada gli si accodono altri, e lungo la strada deve anche combattere contro dei malviventi, dei delinquenti e cose. Tra l'altro c'è qualcuno che ha detto che questo libro è una sorta di manuale di sopravvivenza. Certo, io in questo libro ho voluto anche dare un messaggio, che è quello, sì, noi abbiamo gli smartphone, abbiamo le belle macchine, la TV, eccetera, eccetera, però quando tutto, il telefono, che quando tutto non funziona più, è un bel momento, ci sono due cose di cui abbiamo bisogno, principalmente il cibo.
Il cibo lo produce la terra e quando sono finite le scatolette o i pacchi di biscotti, se vuoi coltivare i fagioli o le patate, le devi piantare. Sì. Quindi ci sono anche un sacco di indicazioni, secondo me, tra le righe, di dire come facciamo in caso, speriamo non debba mai succedere, però non si cosa sa facciamo? Mai. Come facciamo a sopravvivere? Cosa facciamo? Adesso ci sono, per esempio, ho tirato fuori molto i pannelli fotovoltaici, sì, perché ci sono i pannelli fotovoltaici, come facciamo ad avere la corrente? Cioè, non possiamo più usare il frigo, cioè, quindi dobbiamo, e quindi è una sorta di come, diciamo, poter vivere anche senza quelle cose che adesso... Sì, anche perché magari per noi è anche impensabile, no? Pensare di poter mangiare senza andare a fare la spesa al supermercato. In realtà c'è un modo alternativo, che poi è quello dei nostri avi, che coltivavano la terra e producevano tutto in casa, quindi certo, dal pane allo yogurt, il latte, cose che per noi sono assolutamente fuori dal nostro meccanismo mentale, certo, perché certo, non siamo più abituati. Tra certo, l'altro tu sei figlio di agricoltore. Esatto. E di agricoltori, e questo ti ha permesso quindi di crescere in un ambiente comunque produttivo, che tu dici anche ti ha aiutato a stimolare la voglia di fare, la fantasia che è già molto fervida in te. Sì. E, ci lasciamo, ecco, visto che siamo un po' a fine puntata, con questo, cioè quanto questo ha contribuito nella tua vita, l'importanza dell'attaccamento alla terra? Beh, per me ha contribuito moltissimo, perché intanto può essere la terra, secondo me può essere un rifugio, cioè tu se lavori, hai un impiego, io sono stato impiegato in un ente pubblico, poi sono andato in pensione, hai un impiego, ma adesso specialmente di questi tempi potrebbe succedere che uno viene lasciato a casa. Se tu hai un orticello, beh, qualcosa da mangiare lo trovi sempre. Infatti. E quindi io ho questa visione. Magari domani approfondiamo di più il discorso, certo, perché adesso purtroppo la nostra puntata è al termine, quindi benissimo, dobbiamo lasciarci. E io ringrazio ancora Gabriele Mercati per essere stato qui. E dopo, adesso lanciamo la musica, quindi lasciamo spazio ad Dagmar e Valentina per concludere con il loro contributo musicale. Dopo la musica ascolteremo Gabriele che ci leggerà un pezzo tratto dal suo libro Pandemia. E vi ricordo che l'appuntamento con le cantine di Platone è per domani, sempre alla stessa ora, qui su DTV. Vi aspetto. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Om. Nothing's gonna change my world. 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 Matches of broken light which dance before me like a million eyes, they call me on and on across the universe. Thus meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble as they make the way across the universe. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Gone.
gonna change my world. I due, dopo anni che non si vedevano, si incontrarono un mese prima. Teresita, prima del disastro, non faceva certo la contadina. La casa dove abitava adesso era quella dei genitori. Da giovane aveva fatto la cubista, modella, poi si era inserita nella moda. Divorziata da anni, dopo quel terribile disastro, aveva raggiunto i genitori nel loro podere. Alla morte di questi e dei due fratelli maggiori, era rimasta in zona. Una sera al tramonto Riccardo se la trovò in mezzo al cortile. Indossava stivali militari, calze a rete, calzoncini a vita bassa che lasciavano scoperto il ventre piatto, mettendo in mostra una grossa perla all'ombelico. La camicia di seta con un unico bottone sotto il petto metteva in evidenza i grossi e turgidi seni. Ad ogni movimento si intravedevano i vistosi capezzoli. Sopra la camicia portava un giacchino corto. Dal cinturone sulla destra pendeva una fondina in pelle che conteneva una pistola di grosso calibro. A sinistra ciondolava un lungo pugnale. Fluenti capelli color corvino incorniciavano il perfetto ovale del viso. Labbra carnose coperte da un vistoso rossetto ed occhi profondamente truccati completavano l'opera. Sì, perché quella femmina poteva dirsi un'opera della natura. Aveva passato da pochi 40 anni, ma ne dimostrava 30. Il giovane, diffidente per natura, appena quella figura gli si parò dinanzi, ad appena 40 passi, le puntò la doppietta caricata a pallettoni. Lei, con un sorriso smagliante e ammiccante, lo salutò. «Ciao, non aver paura, sono solo una povera donna». Il giovane, dopo averla squadrata in lungo e in largo, rispose che sei femmina lo vedo, ma che tu non rappresenti un pericolo non ne sono certo. Se non sei pericolosa per le armi che porti, forse quelle sono solo per tua difesa, per un uomo solo sei certamente un vero pericolo.